Bentornati amici qui sul canale dedicato al nostro amato Palermo. È passata esattamente una settimana, anzi una settimana fa, in questo orario circa, eravamo lì tutti in trepidazione per assistere, per tifare, per incoraggiare la nostra squadra del cuore. Prima di Palermo-Brescia, la partita che con una vittoria poteva portarci playoff. Sappiamo benissimo com'è andata e non mi va di tornare su quella partita perché comunque ne ho già parlato nei video precedenti. Allora, comincio questo video invitandovi ad iscrivervi al canale perché non ci saranno più post partita ovviamente, non ci saranno più le reaction ovviamente, ma bensì si inizia a parlare di calciomercato, che è forse la cosa che ci piace quasi di più. E non vedo l'ora di accompagnarvi, di provare a scoprire qualche nome in anticipo, come ho fatto ultimamente per i nostri colori. Allora, iscrivetevi al canale e continuiamo questo video parlando di Eugenio Corini. Il titolo l'avete letto, sapete ovviamente, ma io ho sempre avuto questa certezza, ma non perché io sapessi le cose in anticipo, bensì perché ho capito semplicemente come lavora il Citigroup. Se ci piace o meno a loro non frega un cazzo, non siamo più nelle mani di Dario Mirri, solo tifoso, che forse è uno più vicino alla piazza rispetto a una multinazionale come il Citigroup, che del giudizio del tifoso diciamo importa meno. Loro hanno la loro mentalità e continueranno sempre ad andare avanti secondo la loro idea e la loro testa, forse come giusto che sia. Eugenio Corini viene confermato come prossimo allenatore del Palermo, anche per il prossimo anno, dopo un nono posto, e pensate che per il Palermo, dopo una promozione dalla C alla B, arrivare noni è già un record. Ovviamente ragazzi siamo tutti delusi dal risultato, ci aspettavamo tutti di giocarci playoff, ci aspettavamo tutti un'annata diversa, un'annata più divertente, perché dal punto di vista del divertimento non abbiamo mai assistito a delle partite veramente eclatanti da parte dei nostri giocatori. Per colpa del mister, per colpa dei giocatori, la colpa per me è sempre 50-50. Io vi invito ovviamente a dirmi la vostra, commentate qui sotto dicendomi voi l'avreste confermato, ma soprattutto nei giorni precedenti sicuramente avrete avuto la vostra idea. Oggi, e cade a pennello questo video, ha parlato il buon Gardini, amministratore delegato del nostro Palermo. E diciamo che le sue parole ci fanno ben sperare, ma chi ha sempre creduto in questo progetto Citigroup, la propria mentalità non è mai cambiata. Non vi sto dicendo è giusto che rimanga Corini, è giusto che loro abbiano fatto così, non sto dicendo questo, sto semplicemente dicendo che dobbiamo iniziare a capire e a cambiare questa mentalità nostra nei confronti di una società importante che renderà il nostro futuro roseo, perché è di questo che stiamo parlando. Io avrei confermato Corini da tifoso, per il tifoso che vuole vedere il bel calcio, per il tifoso che vuole vincere e basta, vi avrei detto di no. Il tifoso è giusto che critichi, ma certe offese personali io le avrei evitate, tipo dare dell'indegno a Corini, per quale motivo? Corini chi avrebbe tradito? Chi? Se c'è una cosa che Corini ha pagato tanto nei confronti della nostra tifoseria è l'eredità lasciata da Silvio Baldini, perché parliamoci chiaramente ragazzi, noi nella nostra storia non abbiamo mai avuto un allenatore passionale che ci facesse vivere così tanto le partite come lo è stato Silvio Baldini. È arrivata una persona completamente opposta a Palermo, cioè Eugenio Corini. E io l'ho sempre detta questa cosa, ragazzi, paghiamo tanto questo fatto, perché siamo passati da un passionale come Baldini che ti faceva vivere la partita, ti rendeva partecipe praticamente alle partite, a una persona preparata, calma, che non trasmette le emozioni che trasmetteva Baldini. La cosa però è questa, io penso che l'unico, e sembra una cavolata, lo so, sembra riduttivo dirlo, ma l'unico vero problema di Corini verso la piazza
è stato il non andare mai verso la curva, quella curva che ti ha portato lì su, ti ha portato insieme a loro, perché tu sei stato uno dei capitani più importanti della nostra storia, forse nel momento in assoluto più importante della nostra storia calcistica. Corini c'era, Corini ha vissuto la curva, Corini sa il rapporto che si ha tra allenatore e tifoso. E lì per me è stato l'errore vero di Corini, uno dei motivi per cui è tanto odiato. Nell'era Zamparini, 18 anni di presidente Zamparini, sono stati due gli allenatori che forse hanno fatto 2 anni consecutivi. Per adesso Corini è stato confermato per il secondo anno, magari dopo la seconda giornata viene cacciato. E lì sarebbe un ulteriore per me perdere di tempo, perché se hai questa idea è inutile cominciare. Ma penso che il City Group non voglia assolutamente arrivare a tale cosa. Loro credono in questo progetto, costruiranno, e ci hanno fatto capire che lo faranno, costruiranno una squadra all'altezza per, non vi dico ammazzare il campionato, ma per diventare grande e per provare a vincere questo campionato. Poi tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, e noi sappiamo che di pacchi ne abbiamo avuti tanti in passato. Speriamo che il budget che hanno messo a disposizione sia usato nel migliore dei modi per portarci giocatori importanti, per portare dei giocatori importanti anche per lui, per poter esprimersi al meglio. Sappiamo da dove siamo partiti, sappiamo da dove arriviamo, sappiamo che siamo falliti, siamo rinati, abbiamo passato 2 anni di Serie C, abbiamo vinto i playoff di Serie C, e c'è una frase che ha detto oggi Gardini, ragazzi, sulla programmazione, che per me è la pelle d'oca, perché basta ascoltare veramente le parole di Gardini per capire la loro mentalità, e la loro mentalità in cui noi dobbiamo adattarci, dobbiamo entrare in quella mentalità, perdonatemi. L'ho già detto in passato nei video precedenti, lo ripeto adesso, sono tutti messi in discussione, anche il mister stesso. Gli è stato dato un anno per tenere la categoria, perché questo era questo l'obiettivo del City Group, e questo l'obiettivo è stato raggiunto. Siamo arrivati noni, purtroppo non siamo arrivati ai playoff, che è quello che volevamo fare per provare a giocarcela. Ma penso che in queste 38, sì, 38 partite il Palermo abbia leggermente fatto capire che comunque c'è. Ci siamo stati. Il problema più grave in assoluto che ha fatto registrare questa squadra è la fase difensiva, perché parlo qui di numeri, non sto parlando di altro. Siamo la quintultima, sestultima difesa del campionato per gol subiti. Cioè, delle prime 8, a parte il Venezia, abbiamo subito più gol noi. Ed è un dato importante, è un dato grave, ma non è soltanto colpa di Corini. Vi ricordo i tanti pareggi 0-0, 1-1, tanti gol, tanti di questi gol sono stati subiti anche a fine campionato. E mi ricordo, e ci dobbiamo ricordare, com'è nata questa stagione. Con lo scossone, con il mister che per le prime, penso, 15-20 partite abbia soltanto provato a non perdere quando eravamo nei momenti più tragici della stagione, e comunque la squadra non si è mai veramente, possiamo dire, disunita. Dopo la partita di Ternana era scattata qualcosa. Noi vi ricordo che a gennaio, prima della trasferta contro il Genoa, che poi andiamo a perderla 2-0 in trasferta, il Palermo era lì a 6 punti dal secondo posto. Poi ci sono stati, poi è arrivata quella brutta notte, cioè la pareggite, e sappiamo com'è finita la stagione. Il mister a un certo punto della stagione adatta al Palermo il 3-5-2, secondo lui unico modulo con i giocatori che aveva a disposizione per provare a risalire la classifica. Gli dà ragione questa cosa, gli dà ragione perché comunque, volendo o non volendo, è vero che la classifica è molto molto corta, ma una vittoria in più e andavi a giocarti i playoff, una vittoria in meno e rischiavi di ritrovarti in zona retrocessione. Campionato molto equilibrato. Ma questo modulo non è il modulo di Mr. Corini. Lo so e ripeto, sono sicuro che voi scriverete qui sotto, io non l'avrei confermato e vi capisco e vi capisco, ma ragazzi, purtroppo il nostro parere non conta relativamente nulla, un cazzo, proprio non conta nulla il nostro parere. Loro l'hanno confermato perché credono in questo progetto e costruiranno una squadra per lui, se lui vuole giocare, e da qui capiremo tanto, dal modulo del prossimo anno, perché abbiamo avuto per tutta la stagione una difesa non adatta con quasi il miglior portiere della Serie B. Perché Pignacelli, ragazzi, possiamo dire quello che volete, ma è e sarà uno dei nostri punti forti. Rifondare la difesa, cambiare modulo, non più 3-5-2,
passeremo un 4-3-3, un 4-3-2-1, un 4-3-1-2. Questo lo capiremo. E per me, rinforzando già la difesa, avremo già un'ottima base su cui ripartire. È lì il problema ed è lì che andranno a lavorare, ne sono sicuro. Il Palermo in fase difensiva fa malissimo. Quando, vi ricordate benissimo, che per tutta la stagione si parlava che il nostro problema fosse l'attacco. Perché è vero che Matteo segna 17 gol e ne sbaglia 4 rigori se non sbaglio, ma il secondo capocannoniere della squadra, che non è Tutino, cioè sarebbe Tutino perché ha fatto 5 gol, ma 2 sono stati fatti col Parma, gli altri sono Segre, Di Mariano e adesso mi sfugge il terzo. Comunque, ha 4 gol. La squadra che non segna, che fatica a segnare, che fatica per molti a costruire comunque gioco, si ritrova ad aver fatto più gol di, adesso ve li vado a dire, ad aver fatto gli stessi gol del Parma, 10 gol in più del Sudtirol, vabbè, ma è normale, un gol in meno della Regina e vabbè, 3 gol in meno del Venezia, poi un gol in più del Modena, gli stessi gol del Pisa, quasi 10 gol in più dell'Ascoli, e la Ternana, che ne ha fatti ben 12 in meno di noi, la Ternana è stata la squadra, questo video dura tanto, perdonatemi, è stata la squadra che a parer mio, tra andata e ritorno, è stata l'unica che veramente ci ha fatto capire, ci ha fatto girare la testa. L'unica squadra vera che ci ha messo sotto dal punto di vista del gioco è stata la Ternana, che ha finito il campionato al 14° posto. Lo so ragazzi, una risposta vera non c'è, perché io credo in questo progetto, ma non credo soltanto nel progetto Corini. Io voglio provare a dare... Io credo nel City Group. Credo che la società voglia rendere questo Palermo importante. E se per loro, che ne capiscono sicuramente molto meglio di noi di pallone, ok, anche se ho giocato per 20 anni, se per loro la scelta di Corini, la scelta più adatta è costruendogli una squadra come la vuole lui, facendo rinforzi giusti, dato che ricordiamoci che non abbiamo fatto la preparazione l'anno scorso, 20 giocatori nuovi, infortuni importanti tra cui Stulaz, Elie e compagnia bella, Di Mariano sul più bello, sono tutte piccolezze che durante una stagione te le porti dietro, perché come non siamo arrivati ai playoff, come potevamo arrivarci, come poteva andare ancora peggio? E il merito e la colpa va sempre divisa, non va mai trovato un capro espiatorio. E questa cosa noi tifosi ce la dobbiamo mettere in testa, non è mai colpa di uno stesso, perché il calcio è gruppo. E se loro credono che questo Palermo può diventare grande con la programmazione, perché non si vince per caso, come ha detto Gardini, ma si vince a lungo tempo, i frutti si vedranno già il prossimo anno. Voi avreste confermato Corini? Non l'avreste confermato? Fatemelo sapere. Fatto sta che adesso siamo qua. Adesso si aprono le porte del calciomercato. Qualora ci saranno notizie importanti o qualche scoop che so, vi aggiornerò qui sul canale, quindi iscrivetevi al canale. E se siete arrivati fin qui, in descrizione troverete tutti i miei social per rimanere aggiornati quando usciranno i video e anche i vari canali e server Telegram. Io vi mando un bacione a tutti, sempre Forza Palermo, e prima di concludere, dato che ne ho lette di cotte e di crude, io che vivo al nord da 20 anni e non lo faccio per dire ti credi più tifoso di me che non ho l'abbonamento, non me ne frega un cazzo di queste minchiare che la gente dice, io che vivo da 20 anni al nord non vedo l'ora che riapre la campagna abbonamenti, perché sono sincero, io nonostante tutto voglio abbonarmi, perché l'amore per la squadra non finirà di certo se c'è Corini in panchina o se c'è un altro allenatore. Un bacione a tutti, via i commenti, e ci vediamo molto presto con un prossimo video, perché arriveranno i vari format di fine anno.